Secondo me Giorgia Meloni ha ragione quando dice che è stata una campagna elettorale truccata, nel senso che è stato fatto passare per fascista tutto ciò che non è di sinistra, mentre invece non è vero che tutto ciò che non è di sinistra è fascista. Non è che un voto della destra o del centrodestra è andato alla sinistra. Nella maniera più assoluta, semplicemente gli elettori del centrodestra, sentendosi mal rappresentati o non rappresentati, non sono andati a votare. Gli italiani in questa tornata elettorale non si sono sentiti rappresentati dai candidati, dai programmi, non lo so, ma attenzione a urlare, a dire la sinistra è rinata. Quando Sallusti dice che abbiamo assistito a una campagna elettorale truccata, tu cosa pensi? Allora, cerco di risponderti in ordine. Il vero vincitore è l'astensionismo. Faccio fatica a immaginare qualcuno che esulta se a Roma ha votato il 40%. È vero che su scala nazionale Fratelli d'Italia c'è il 21% e la Lega il 19%. Il PD sta al 17-18% e i 5 Stelle stanno al 16%, più o meno. Quindi ovviamente il centrodestra è avanti. Se Letta è convinto di aver risolto tutti i problemi, è stupido e non è stupido. Poi però c'è un piccolo particolare che bisognerà ammettere, e spero che lo ammetta anche Alessandro Sallusti. E cioè che se io avessi davanti adesso la Meloni, parafrasandola, le direi: sai, onorevole Meloni, chi è la matrice di questa sconfitta? Sei tu. Perché la vera sconfitta è non solo la destra e non solo Salvini, che ormai è normale che perda, perché tanto le perde tutte, ha perso Latina, ha perso Varese, perde ogni cosa dal luglio del 2019, ma io vi segnalo quello che sta facendo nelle ultime settimane Giorgia Meloni. Intanto Giorgia Meloni, come ha detto Lina Palmerini, è colei che ha calato dall'alto questo grandissimo fenomeno chiamato Michetti. Ora, la Meloni è una che ha detto non poteva esserci candidato migliore del centrodestra di Michetti, ma stiamo scherzando? Ma Michetti l'avete visto? Ma Michetti che meriti aveva per essere candidato? Qual è la sua dote? Quella di averle sparate grosse in radio? Se basta quello, chiamate Cruciani, è più efficace. Cioè, che meriti ha questo Michetti? Sarà una bravissima persona, ma politicamente è uno che ha fatto arrabbiare tutto, è stato accusato di razzismo, d'antisemitismo. Oggi gli hanno domandato qual è la sua analisi del voto, lui la prima frase che ha detto è stata: effettivamente il risultato elettorale è laconico, che non vuol dire niente, probabilmente voleva dire eloquente. Chi ce l'ha messo lì? La Meloni. E guardate che a Roma non era difficilissimo vincere, bastava indovinare il candidato. Ha vinto Gualtieri, brava persona, ma non ha vinto esattamente Gramsci o Bordiga. Dopodiché, nelle ultime settimane, la Meloni, dal caso Fanpage in poi, le ha sbagliate tutte. Ha gestito male il caso Fanpage, se l'è presa con Fanpage, con Piazza Pulita, la giustizia orologeria, voglio vedere le 100 ore di girato. È una che ha espresso solidarietà a Landini, ma ha detto che non conosceva la matrice della violenza fascista, e il giorno dopo, per esprimere solidarietà a Landini, cosa ha fatto? È andata a Madrid, nella piazza dell'estrema destra spagnola, dove c'è gente in quel partito, Vox, che rimpiange la pena capitale, la Garrota. C'è gente che dice: se mi chiamano fascista io sono contento. È una che ha detto al ministro dell'interno Lamorgese: beh, tutto sommato, secondo me ci potrebbe essere la strategia della tensione. È una che ancora sta inseguendo il voto dei no pass, dei no vax. Lo vogliamo dire sommessamente, garbatamente, che la grande sconfitta di questa tornata elettorale è Giorgia Meloni, che resta brava, resta preparata, resta col 21%, ma sono 3 settimane che non ne indovina una. Poi, se alla destra va bene così, io sono contento, ma bisognerà porselo questo problema da parte della destra. Però il tuo giudizio è veramente ingiusto, perché quando tutti ti picchiano addosso da mattina alla sera, da destra a sinistra, da sopra, da sotto, cioè è stata veramente massacrata la Meloni e continua a essere massacrata anche stasera. Insomma, facciamoci una domanda, perché è al 20-21%? Insomma, non sarà proprio tutto Ma così da chi è stata drammatico. massacrata? No, io vorrei fare una domanda ad Ma Alessandro scusate, ma gliel'ho Sallusti, ripetuto di candidare scusa. Valcepina, Finanza, cioè massacrata da chi? È lei che candida i nostalgici del fascismo, non è Fanpage che la massacra, è lei che candida certa gente e poi non la manda via quando scopre che fa i saluti Ma romani. guarda Ma che chi la massacra? È nelle lei che liste di dice certe Gualtieri ci cose. saranno uguali, Ecco contrari, fatto, uguali, non poteva mancare. cioè. Se tu, non fatto Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, candidi gente, soprattutto nella Lega Roma, che fa parte di Casa Pound, perché è successo, e Gualtieri lo sa, che nelle liste della Lega c'era gente che faceva parte di Casa Pound, la domanda nasce, ma non perché qualcuno pensa che la Meloni sia Eva Braun o perché Fratelli d'Italia pensa che sia diventata la rinascita della Repubblica Sociale Italiana, ma perché qualcuno lì dentro c'è, e c'è un'ambiguità deliberata e voluta da parte tanto della Meloni
Meloni quanto di Salvini. Dopodiché, se Sallusti e soprattutto la destra continua a sottovalutare questo aspetto, secondo me fa un favore al centro-sinistra, perché io ricordo il buon Sallusti, il buon Alessandro, 3 giorni fa in questa trasmissione dire testualmente: vedrete che questo insistere sistematicamente sulla Meloni che è fascista compatterà l'elettorato di centrodestra. Alessandro, ti do una notizia, hai sbagliato. Non ha compattato nessuno, anzi molti di destra sono stati a casa perché adesso in questa fase storica non piace questa ambiguità. Piace ai fascistoni che votano a prescindere, ma per fortuna la maggioranza non è fascistona. Quindi secondo me un problema politico di Giorgia Meloni c'è. Dopodiché se per la Meloni non c'è siamo tutti contenti.